Yori Rune per Jin. Come cazzo si chiama? Raccolto oscuro. Ormai si gioca solo quello. Ormai purtroppo si gioca solo quello. Per cercare di avere un early aggressivo. Se no rimane Benvenuti troppo nella indietro. banda Doppio dei Exhaust, tra minimatori. l'altro. Secondi alla Adesso generazione non si gioca più, Kush. purtroppo, questo letto. Anche a me piace di più di Dark Harvest. Però non si gioca. Ormai se volete avere impatto in solo queue con Jhin, dovete cercare di beccare gli early game kills. E col Piu dell'Est non ci riuscite. Lo Spacco di prenderai mazzo. soltanto contro roba tipo Caitlyn, il Piu dell'Est. Forse contro Tristana, per riuscire ad allontanarvi più spesso. Minion in Boh. azione. Ma ultimamente Jhin non mi piace. Sto provando quella build Lethality sperando che, ma è un Jhin che proprio non mi va a genio. Non mi va a genio per niente. C'hai? Dio mio, mi tocca pure fake pullare un Gengar, Dio buono. E allora, via. Fanculo il fake pull. Bloccata dai minion. Quello no, non dovevo tirarlo. Allora, quante possibilità abbiamo di fare degli all-in contro un Braum? Poche. Dobbiamo prendere prio però. Guess it's worded. Ora hanno Lee Sin, quindi può gankare da lì dietro. Stiamo attenti. Ah, non serviva lì dentro, ma perché ho seguito il ping, Dio buono? C'è il cazzo di Giorgio. Brutto. Bruttissimo grab. Bruttissimo grab, veramente. Avevi una possibilità. Va bene. Perfetto. Sono inkillabili loro con due exhaust, però.
Quindi direi che ce la giochiamo soltanto a livello di scaling fine. Oh, lei mi ha scala. Cioè, più o meno. Scaliamo bene entrambi, ma un item mi mangia poi. Cavolo, è molto lungo il messaggio che mi hai mandato, adesso guarda. Direi che aveva beccato davvero. Uno dei due ha exostato. Parliamo spesso di cosa fare se il tuo support ha una diagnosi di disagio cognitivo, sì. Ti vorrei chiedere cosa fare a ruoli invertiti, ossia la prospettiva del support che ha una DC speciale. Mi dice solo... Sì, vabbè, ok, ho capito, ho capito, ho capito. Quindi se il tuo AD carry non sa fare... Se il tuo AD carry non sa fare, dipende molto dal support che stai usando in realtà. Perché se stai usando... Vabbè... Un job, cioè non potevi farla prima, una roba del genere. Se il tuo AD carry non sa fare un cazzo... E stai utilizzando un mage, ad esempio. Puoi semplicemente giocarti la tua lane come se non esistesse, pochi. E una volta che hai preso un tot di vantaggio in HP, fai di all-in e distruggi. I mage sono quelli più indipendenti dalla di carry, in realtà. Se sei un campione da all-in, un tank da all-in, tipo Leona o simili, allora a quel punto cerchi di roamare. Se invece sei un enchanter, lì c'è il problema invece. Perché? Perché gli enchanter sono fatti apposta per aiutare la AD carry, quindi o roammi e utilizzi le spell più utili che hai per engage o simili in altre lane, tipo, non so, Janna che roam arriva, tira un tornado sull'avversario e riesca a prendere la kill. Se no, lì è veramente dura. Cioè, tipo con Soraka non c'hai nulla da roamare. Dove cazzo vai? Quello ho fatto. Quindi se il concetto è non giocate Enchanter, a meno che non siate, cioè non riusciate ad accettare il fatto che si può perdere la lane phase perché magari la AD carry non sa giocare. Ah. Ciao Bustard. Invece dicendo verso Enchanter una lull difficilmente a un roaming più uno con un Rakan, un Alistar o altri champ. Sì, infatti, ti capisco, è per questo. Capito, capito. Però il concetto è che se un support da engage tipo Pyke, ok? Prendi un Pyke. Se un Pyke che gioca una laning phase passiva perde del potenziale, un Enchanter che gioca una laning phase passiva no. Ok? Perché comunque le tue cose da Enchanter ce le hai. È vero, se c'hai delle kill e c'hai più gold e tutte le robe, tutto quello che vuoi. Però, il potenziale di un Enchanter non è far prendere delle kill a manetta, ma potenziare semplicemente gli alleati. Anakin cioè, è dall'inizio del gioco che è così, eh. Cioè, nel senso, è la Riot che forza i meta. La Riot semplicemente cerca di bilanciare le cose, non saranno mai complete. Cioè, non è che tutti i ruoli saranno sempre forti, uguali. Non si arriverà mai a quel punto. Quindi semplicemente ruotano. Ogni tanto è forte uno, ogni tanto è forte un altro. Cioè, gli Enchanter sono stati dei bidoni fino adesso, quindi direi che non è male.
Prego, cavolo. Ho perso troppi HP. Non ne vale la pena. Cioè, posso rimanere perché c'è Pyke e c'è la ulti. Però t'ho fregato, stronza. T'ho fregato. Sapevo. Che faceva questo lo sapevo. Sapevo che aveva il flash up, quindi sapevo benissimo che avrebbe fatto una stronzata del genere. Però con la mia ulti riuscivo a giocarci intorno, appunto. Easy. Leccami sotto palla. Ultra Giga Ward. Wurigon, c'è la guida. C'è la guida su YouTube per i trade. Trade Epoch. Pike, vieni. Mamma mia, quanti danni che ho beccato, Dio buono. Posso neanche andare all'in perché con tutti gli exhaust che c'hanno sono veramente tipo azzoppato io. Prendiamo una placca sicura, due, perché abbiamo il demolish. Andiamo dal Drake che vogliamo staccare. Perfetto. Abbiamo una stack in più di cosa? Di Alacriti. Su root, punto esclamativo di tier list. Quelli che trovi più in alto. Sono quelli che ti consigliamo. Barossa Attack Speed è tornato in meta? No. Cioè, si è ricominciato ad utilizzare, ma un bel po' di tempo fa. In contemporanea alle Lethality. Solo che quell'Attack Speed semplicemente era molto più forte per il competitive. Perché il team ci giocava intorno. Solo che io invece era molto più bidonato. Tuttora. Un nemico è stato ucciso.
Mi è stato un attacco base, non so perché. Si è alzato il ping. Oggi, ragazzi, figa, mi si è alzato il ping a 5000. Spero che non succeda in stream, perché mi trasformo, porca troia. Trasformo in King Kong, cazzo. Easy. Grazie, Artemis. Ci facciamo questo. Io vorrei prendere questo qui. Qui c'è il nostro amico che... giustiziato. Bello peloso. Quanto farm che ho perso per fare questa azione, Dio buono. Veramente un fottio di farm. Ah! Ah! Award. What? Perché? Così diretto? Vabbè, andiamo, proviamoci, figan. Ci abbiamo metà delle persone, ma che cazzo di Herald è, Dio buono. È un bidone questo Herald. È bruttissimo, è l'Herald più brutto della storia, fai schifo. Sei un ratto elettrico davvero, porca troia. Fanculo. Ho fatto cacare addosso quello. Vabbè, ci farmiamo anche questa wave. A sto punto. E vaffanculo tua mamma. Non salto, mate. Un nemico è stato ucciso. Prendiamo roba. Prendiamo questo e poi cominciamo a costruire l'Infinity. Ecco, da abbassare priorità è quella per quando quittate i game, no? Forse mi sbaglio. No, Pride, non abbiamo frontline, ma per fortuna il game è andato nel verso giusto. Questo game tanto lo vinceva chi stompava, visto che proprio non c'era un frontline. Quindi... non parliamo al passato del game, che c'è ancora da finire.
Giochiamo per la kill adesso. Far mid. Mamma mia, quanti danni che fa quel tipo. Facciamo direttamente Baron per cortesia, dai. Dio buono, quello lì vuole pusharla poi. Starto io. Era bot. La tua torre è stata distrutta. Sì, tiriamo dritto su questa torre. Sti cazzi a BF. Stiamo mettendo anche tanto a chiuderlo questo game. La tua squadra ha distrutto una torre. Oh, l'unica che mi dovrebbe dare dei problemi dovrebbe essere Zoe. Gli altri sono gestibili. La tua squadra ha distrutto una torre. Ricolliamo e andiamo verso il Drake. Uno. Due. Easy. Jinx Max prena QVE. Fa Jinx. Semplicissimo. Possiamo di letteralmente lanciarci. Sembra di no. Sembra assolutamente di no. E a quanto pare Fiora, a parte che c'ha due item, farmato bene. Tutto il tempo che splitta quello. Qui non è troppo indietro. Anche se uno sei. La tua squadra ha distrutto una torre. La tua squadra ha distrutto un inibitore. La tua squadra ha distrutto una torre. La tua squadra ha distrutto un inibitore. La tua squadra ha distrutto una torre. La tua squadra ha distrutto una torre. Boh. Ok. Ah, cominciano a bruciarmi un po' gli occhi. Ah, beh.